Viva, buon Natale a tutti e buone feste. Oggi è la giornata iniziale dell'inaugurazione di questa via dei Presepi. Dobbiamo ovviamente ringraziare l'associazione Borgo Antico, che è stata l'animatrice di questa attività, che durerà fino al 6 gennaio, vero? Sì. E sono stati aperti molti locali, c'è questa possibilità che si è data a molti di esporre e soprattutto si è fatto un gran lavoro di coinvolgimento delle associazioni. Molte associazioni hanno lavorato e hanno fatto il proprio presepe interpretandolo, e quindi questa è anche una grande espressione di arte, ma anche la voglia di partecipare e di manifestare le proprie intenzioni. E la cosa più bella è che in qualche modo si sono coinvolti molte persone. In particolare ne cito qualcuno, cito il maestro Armocida, che oltre ad avere fatto un presepe che da qui a poco penso esporrà, quello d'argilla che mi ha già mostrato, ha anche aiutato per l'allestimento di tutta la via con l'esposizione delle sagome che aveva già realizzato, ma che comunque le ha meglio sistemate lungo la via. Quindi un bel Natale, una buona attività che consente di far crescere Gioiosa, di farla visitare ai più, e sono quelle attività che con poco, anzi con niente diciamo, si riesce ad animare il paese, e questa è una cosa che si unisce all'attività dell'albero che si è fatto con gli anziani, e questa è la Gioiosa, la comunità viva che ci piace. Io ringrazio l'amministrazione comunale, il signor sindaco, l'assessore Lidia Ritorto e tutti quelli che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questi presepini. In tutto ci sono circa 60 presepini in 11 magazzini. E abbiamo fatto uno sforzo abbastanza faticoso per realizzare questi presepi in poco tempo. Comunque sono da vedere, vi invito tutti a venire a Gioiosa nella via Cavour, via Garibaldi, via Ameduri, per visitare questi presepi realizzati da noi come Borgo Antico e da altre associazioni. Abbiamo avuto l'aiuto di tutti e sono contento e ringrazio tutti, e vi aspettiamo numerosi per queste feste natalizie. Auguri a tutti di buon Natale e felice anno nuovo. Sì, questa volta il nostro centro storico si veste a festa per il Natale, si cala nella sua versione più intima e profonda attraverso l'arte presepiale. Chi fa i presepi denota una grande sensibilità e un grande attaccamento a quello che è la vera natura del Natale. E il presepe peraltro è una forte tradizione di questo territorio e diciamo il fatto stesso che Donna Gemma, una gioiosana vissuta all'inizio del Novecento, era un'artista proprio nell'arte presepiale. E il giorno 20 dicembre, proprio qui a Gioiosa Palazzo Maduri, vi sarà un convegno che sarà a lei dedicato, proprio per celebrare questa sua grande testimonianza nell'arte presepiale. Io ringrazio Borgo Antico perché ancora una volta esprime grande passione per la valorizzazione di questo territorio e ancora di più perché si è voluto cimentare in questa grande sfida, che è quella di mettere assieme tante sensibilità, tante espressioni, per rendere magico ancora una volta il nostro centro storico.